Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. L'Aula del Consiglio regionale ha voluto tributare un ultimo doveroso omaggio all'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso nei giorni scorsi. Ho voluto ricordare in aula la figura di David Sassoli. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni, noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, di dedicare il nostro nuovo Media Center e oggi in aula. Sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, Assemblea legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca, che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti. Un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. Il picco è ormai alle spalle, ma occorre continuare a stare attenti. Così il presidente Giani sulla situazione Covid, dell'evolversi della pandemia. È una tendenza al ribasso rispetto a quello che è avvenuto mercoledì scorso, come sono stati i dati inferiori nella giornata di lunedì rispetto a lunedì scorso, di martedì rispetto a martedì scorso, e quindi oggi in tre, sui 7 giorni della settimana vediamo che anche su un ordine che è quello del 10% vi è un ribasso di quello che è il livello dei contagi, che comunque rimangono sempre alti, quindi alta rimane la guardia. Ieri abbiamo avuto 8 ospedalizzazioni che denotano una diminuzione della crescita delle ospedalizzazioni. Quindi possiamo dire che almeno sul piano dei contagi la data record è stata quella del 4 gennaio, quindi siamo in fase ancora leggermente ma tendenzialmente calante. Questo ci porta comunque a essere molto forti e determinati sulle vaccinazioni. Rispetto alle vaccinazioni a ciclo completo, la Toscana è la regione che ha ampliato di più il plateau vaccinale fra tutte le regioni italiane e questo è indubbio che serve molto per contrastare quello che è la diffusione del virus. Ieri mi ha fatto molto piacere l'apprezzamento del ministro Bianchi a Sesto Fiorentino, quando abbiamo inaugurato il liceo Agnoletti, dove avevamo portato il camper che ogni giorno va in una scuola diversa, peraltro con un successo crescente perché genitori e bambini ne approfittano perché senza prenotazione hanno il luogo dove potersi vaccinare accanto alla scuola. Ministro Bianchi, dicevo, mi ha fatto proprio i complimenti per questa modalità che ha anche un'efficacia a livello nazionale nel promuovere in quella che è la fascia dei bambini da 5 a 11 anni la vaccinazione, superando un po' le reticenze che sono comprensibili, ma che col tempo devono portare i genitori a essere presenti sotto questo aspetto. Sono stati scelti i 3 grandi elettori toscani per la votazione del Presidente della Repubblica. Sono il Presidente regionale Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo e il portavoce delle opposizioni Marco Landi. Sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione, sarà la prima volta di un'esperienza del genere, appunto, insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta, la sera alle 19, già calcolato il momento in cui i 3 grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini
non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentare o di grande elettore. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. I 25 voti della maggioranza sono andati sia a me che al Presidente Gianni, poi in aula ho scoperto, ascoltando le parole delle colleghe del Movimento 5 Stelle, che avrebbero dato un voto di preferenza al Presidente del Consiglio regionale come rappresentante di tutta l'Assemblea legislativa. Le ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi consiglieri, sia quelli che mi hanno votato di maggioranza e quelli di opposizione che hanno votato per il portavoce Marco Landi. Loro un anno e due mesi fa non mi avevano votato come Presidente del Consiglio regionale. Credo che sia il segno di una attenzione, di un rispetto istituzionale importante, anche dell'attenzione che io ho provato ad avere sempre verso tutti, sia chi mi aveva votato, sia chi non mi aveva votato. Io penso che Mario Draghi sia uno di quei profili istituzionali di cui tutto il Paese ha bisogno. Lo può avere sia nella figura di Presidente del Consiglio sia in qualità di Presidente della Repubblica. Mario Draghi è, come dire, una figura così tanto autorevole che viene vista bene in tutta Europa. Prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza e indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'Isola d'Elba tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere, e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. Una discussione che riguarda gli organi politici nazionali, e quindi mi adeguerò a quelle che sono le indicazioni dei partiti e del partito che rappresento, quindi valuteremo nella sede opportuna, ma le indicazioni di voto chiaramente verranno date dai partiti, quindi a queste io mi atterrò. Una votazione senza scossoni per la soddisfazione pressoché unanime da parte di tutte le varie forze politiche. Sentiamo i commenti dopo la nomina dei tre grandi elettori. Siamo soddisfatti perché la votazione è stata una votazione molto corretta, molto leale, sono state rispettate, direi, proprio quelle che sono state le proposte fatte. Noi come maggioranza abbiamo proposto come grandi elettori per la Toscana i due massimi livelli istituzionali, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Questa è una consuetudine, ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo che è stata apprezzata da tutto il Consiglio, tant'è vero che la votazione è stata veramente molto compatta. L'auspicio ora è che ai tre che sono stati eletti come grandi elettori del prossimo Presidente della Repubblica
sia riservato la possibilità di eleggere un presidente che sia il degno successore del presidente Sergio Mattarella, che io ho colto l'occasione per ringraziare per il modo, l'autorevolezza, il prestigio con il quale ha rappresentato l'Italia in questi 7 anni. Ecco, le difficoltà che stiamo attraversando in Italia, in Europa e nel mondo hanno bisogno di un prossimo presidente che sia il degno erede di Sergio Mattarella, e quindi l'auspicio che ci sia in Parlamento la capacità di individuare una figura che sia il garante dell'unità nazionale e del prestigio dell'Italia in Europa e nel mondo. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionale sia nella maggioranza che nella minoranza. A noi ha trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi 3 figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori, e la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi ai 3 grandi elettori della Regione Toscana, di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale per conto nostro, tutti gli elettori della Regione Toscana. Alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalismi. L'obiettivo era quello di mantenere unito il centrodestra. Abbiamo detto fin dall'inizio che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centrodestra, chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del Presidente della Repubblica non avrebbe fatto la differenza, perché se c'era un accordo, chiunque fosse andato a Roma a votare per il Presidente della Repubblica avrebbe rappresentato tutto il centrodestra toscano. Così è stato, i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo, come era giusto e logico che fosse, l'unità del centrodestra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana in spaccature inesistenti. Alla fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Quindi un grande in bocca al lupo a Marco, e che rappresenterà sicuramente tutto il centrodestra toscano in sede di elezione del Presidente della Repubblica. L'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio, e l'intero suo territorio, che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione. E in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consiliare, consegnando a lui questa fiducia. E dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne, donne che fra i 3 rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività, però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini, pochissime donne. E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico. Questo lo sottolineo proprio perché secondo noi è una frattura grave anche di fiducia per quanto riguarda la rappresentatività.
Per il resto, come scelta, non potevamo fare altro che, oltre a dare un'indicazione per chi noi vorremmo vedere rappresentato alla carica più alta e più rappresentativa dello Stato, abbiamo voluto dare anche un segnale, non votando per il portavoce dell'opposizione, che formalmente non ci rappresenta in quanto non ha avuto il nostro voto.